Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Reminchie. Intanto vi ringrazio, raga, per il supporto che state dando comunque alla serie. C'è sempre... chill, per cortesia, stiamo parlando con la gente che poi ci ascolta da casa e pensa male. Mi raccomando, guardate il video, perché se ascoltate basta, può sembrare altro con Jill che si lamenta così nella barella. Eravamo arrivati dove siamo entrati in questo ospedale. Abbiamo portato Jill. Sappiamo che Nicolai è un pezzo di merda e adesso dobbiamo trovare qualcosa per Jill, insomma, qualcosa per curare. C'è dei proiettili, attenzione, abbiamo trovato dei proiettili. Allora, con Carlos non siamo messi male, abbiamo tanti colpi, pianta verde, abbiamo un medicinale. Per adesso non ci portiamo niente perché non sappiamo com'è la situazione. Vediamo se qui abbiamo fatto tutto bene, possiamo uscire. Wow, cazzo, bellissimo, ok, siamo nell'atrio dell'ospedale. Vediamo se qua c'è... Dove si trova Bart? Deve essere nel laboratorio, occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Cagare! Per adesso sembra tutto tranquillo. Vediamo se c'è qualcosa nell'altro. Altri colpi. Minchia, ma ti fanno trovare una marea di colpi. Uno spray medico. Godo. E qui sembra tutto libero. Non vedo altre entrate. Ah no, di qui. Ma posso uscire praticamente dall'ospedale? No, non posso uscire dall'ospedale. Ah, qua c'è un'altra porta. Ok, quella sembra chiusa. Quindi per forza di qui. Ma buongiorno. Mamma mia, raga, però, raga, parliamoci chiaro, a livello atmosferico, raga, non vorrei dire, è un giocone, guarda lì. Non so se si sente un po' il suono ambientale, ma è fantastico. Comunque, siamo nell'accettazione, c'è qualcosa da prendere. Vabbè, conviene eliminarle, raga, i colpi ce li abbiamo, fuori uno. Oh, sono tre. No, raga. Non possiamo fare altro. Da notare la precisione. Ok. Pianta rossa. Questo ci fa comodo perché abbiamo una pianta verde noi. Speriamo che non si rialzano. Ma già uno si è rialzato. Ok, siamo in un corridoio che da questo lato sembra che prosegua. C'è una cassa. Ma noi qua non abbiamo il grimaldello. Penso sia una parte che poi dobbiamo ricordarci di fare con Jill quando l'aiuteremo. Gli zombie non barcano le porte, tra l'altro, su sto Resident Evil. Il 2 era più difficile da questo punto di vista, perché tipo in un corridoio così, quelli zombie li erano da eliminare per forza. C'è ancora qualcosa nel corridoio, a meno che è sempre quella cassa lì, può essere anche così. Apriamo qui. Sala d'attesa, laboratorio. Ho trovato un mangianastri che lo prendiamo. Non so se posso usarlo così. Un riproduttore di autocassette. Devi inserirlo in un'audiocassetta per riprodurlo. Perfetto. Ci vuole un'audiocassetta. Dove minchia la troveremo un'audiocassetta? Pianta verde, godo. Possiamo già combinarle. Ok, abbiamo le medicine. Che non è tanto un bene sta roba, perché significa che c'è qualcosa da fare. Vediamo da questo lato cosa c'è, perché lì dobbiamo inserire qualcosa e non penso che noi abbiamo... Mamma mia. Potremmo provare ad andare di pistola. Di cosa c'è? Dei colpi. Oi là! Attenzione, il critico della vita. Abbiamo trovato i colpi pistola, raga. Qui ci vuole tipo una tessera per aprire questa porta. Noi non possiamo. Questo si è rialzato. Ok, me ne sto fottendo. Se gli sparo questo qui, il vetro non si rompe, immaginavo. Possiamo passare però di qui, con questa bellissima chiazza di sangue nel muro che ci attirerà sicuramente. Qua ci siamo aperti il passaggio dall'altro lato. Qua si sale. È un po' un casino questo ospedale, Bello, mi piace tanto. E questa è chiusa, penso, dall'altro lato. Qui non sembra ci sia altro, però possiamo quindi salire. Oh, Madonna, c'è una sedia a rotelle. Sono brutti ricordi da Elsid. Un'altra serie che vi consiglio di seguire nel canale. Qua siamo in un'altra zona, sempre chiusa, che è barrata da tutte queste cose. Questo 100 euro che si alza. Io ho solo 3 colpi pistola. Sì, vaffanculo. Oddio, sono scarico. Pensavo di avere dei colpi. No, il terrazzo. Siamo nel terrazzo, ma è libero. Dimmi che qui si apre.
Mamma mia, ci colleghiamo di nuovo. A che siamo dall'altro lato? Colpi pistola. Ok. Allora, nel terrazzo, volendo, penso dobbiamo ripassarci per forza invece. Quindi quello zombie prima o poi va annientato. Mappa dell'ospedale. Ok. Ok, ok, ok. Quindi fammi vedere la mappa. Da qua abbiamo gli archivi. Ed è una save room. Godo. Colpi per la pistola. Bene, la ricarichiamo. C'è ancora qualcosa. Cos'è? Nota di un'infermiera del 27 settembre. Hanno accettato più di 20 pazienti affetti da quella misteriosa malattia. I pazienti in isolamento mostrano delle necrosi e degli arti, iperpissia, delirio e iperfagia. Possibile infezione. Ho provato qualsiasi antibiotico. Non è ancora arrivato nessun risultato degli esami del sangue. Chiedere di nuovo. Il dottor Yang è stato morso mentre curava un paziente. Abbiamo disinfettato la ferita eppure la febbre non scende. Niente sembra funzionare. Nel frattempo i pazienti in stato confusionale che ci portano diventano sempre più violenti ogni minuto che passa. Addirittura uno voleva mettermela nel culo. Non sapevo come reagire, cazzo. Qua in ospedale mi immagino, raga, il panico praticamente. Dei colpi per... Mamma mia, abbiamo tanti di quei colpi dell'assalto. Che Dio mio. Quanti ne abbiamo? 200 più 18, attenzione. Allora, io qua poserei la pianta verde. Il mangianastri me lo porterei dietro. Una cura, dai. Qua non c'è più niente. Bene, sappiamo che l'archivio è una save room. Andiamo avanti, dobbiamo proseguire di qui. Qua andiamo nella stanza del personale. Non ti alzare, figlio di puttana. Tanto lo so che ti alzi, ma c'è un altro. Questi si alzano tutti. Ma c'è un altro ancora. Altri colpi. Una nota. Comunicati dell'amministrazione. L'utilizzo dei badge è severamente vietato. Portare i badge al di fuori della struttura ospedaliera. Chiave stanza armadietti smarrita. È stata smarrita la chiave delle stanze delle armadietti. Sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto. Nel cortiletto. Quindi noi dobbiamo andare. Dobbiamo cercare di raggiungere il cortiletto. Nota di un'infermiera del 29 settembre. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non c'è più nulla da fare. Non c'è un cazzo, è finita. Ci siamo arresi. Sono barricata qui dentro assieme a quelli che non sono stati contagiati. Riusciamo a sentire le urla e le richieste di aiuto che arrivano da fuori. Quelle urla. Ma non possiamo neanche azzardarci a uscire. Sarebbe la fine per tutti noi. Non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Sono sicuro che verrò punita per questo. Non riesco a smettere di tremare. Voglio vivere, voglio vivere. Certo, immaginate il panico però, raga. Immaginate il panico della situazione. Tutti che si trasformano. Tu sei una cazzo di infermiera normale chiusa in una stanza insieme a quei pochi sopravvissuti. Inizi a sentire urla, gente che si trasforma. Tu sei rimasta bloccata lì. Non sai che cazzo sta succedendo, capito? E non ha potuto finire di scrivere la lettera. Quindi possiamo intuire che chi ha scritto questa lettera era un'infermiera. Questo è un uomo. Forse lei è stata insomma trombata malissimo. Nonostante tutto, qua mi dice che c'è qualcosa, ma non riesco onestamente a vedere che cosa. Ah, qui mi dice c'è qualcosa. Ah, c'è un altro. Ok, ci vuole il grimaldello di Jill. Bene, possiamo proseguire verso questa stanza che non ha un nome. No, è chiusa, madonna. Ah, la chiave degli armadietti probabilmente. Che sappiamo però che si trova nell'armadietto. Quindi magari sarà quella lì la stanza degli armadietti. Va bene. Fin qui buono. Dobbiamo ripassare dal terrazzo. No, cazzo sto dicendo. Di qui possiamo andare da qualche parte, mi sa. Ah, è qui il terrazzo. E noi possiamo ancora andare di qui. Ci colleghiamo alla postazione delle infermiere. Cazzo, ha una postazione incredibile. Qui posso scalare. Il cortiletto sarà questo. Di qui posso scendere, eh? Ok, e qui è libero. Mamma mia, un mare di colpi. Questa porta è chiusa che porta al deposito della... il deposito biancheria. Posso provare a scendere di qui. Dovremmo essere nel cortiletto, no? Esattamente. Qui sappiamo che troviamo la chiave degli armadietti. Aspetta, di qui posso interagire. Impugnatura tattica. Fucile d'assalto. Guarda cosa trovo in un cazzo di vaso. Minchia, adesso si è molto più preciso. Guardalo lì, no vabbè, ho pistolo. Potremmo in teoria passare da questo lato. Mi sembra di intuire. Qua c'è una pianta verde. Rosse mi pare che non ne abbiamo più. Ne abbiamo addirittura un'altra verde nel deposito. Eccole qui. Chiave. Chiave degli armadietti. Vabbè, non c'è scritto, però se le esaminiamo sarà questa. Chiave stanza armadietti. Altri colpi, minchia, ma troppi raga. Ah, questa era la porta. Ok, una shortcut, era chiusa dall'altro lato. Ci apriamo il passaggio. Siamo di nuovo qui. Di qui è dove salivamo. Ma c'è uno zombie alle spalle o sono io? Ah, ok, questo si è rialzato. Se scendiamo di qua andiamo a quella parte del laboratorio. No, 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 no. Risaliamo. Ci siamo aperti il passaggio per poter scendere qua sotto, ma secondo me dovremmo risalire.
Ok, se passiamo dal terrazzo, dobbiamo passarci per forza. C'era questo. Ah, vabbè, non ho fatto un critico, mannaggia, però vabbè. Ce lo siamo tolti dai coglioni, il nostro buon uomo. Allora, ecco. Madonna, mi era sembrata di aver visto qualcosa lì, non so se ho visto male. Comunque, dobbiamo riandare in questa stanza, sì, per vedere se è qui, se è questa la stanza degli armadietti. Potrei provare. Godo, godo. Questi zombie poi al ritorno secondo me si alzano tutti. Ok, ci sono tanti armadietti. Questo possiamo aprirlo. Granata stordente. Qua c'è un cappellino della vita. Ah, appunto. Oh, buon uomo. Buon uomo. Guarda quanto cazzo è brutto. Ma quanto ha anche fatto bene. Badge dell'ospedale, sì. Sì. Intanto questa qui possiamo scartarla. E se esaminiamo questa tessera. Ok, siamo John Ralph. Ma grazie alla sua tessera possiamo accedere a quella porta. Con la tessera, adesso io mi preparerei al peggio qui. No? Bene, via. Tanto dobbiamo comunque ritornarci qua, che c'è quell'armadietto che si apre col grimaldello, ma quella sarà una parte da fare con G. Ma? Ho visto bene allora quando ho visto tipo qualcosa con la coda dell'occhio? Fermi tutti. Ah, uno di voi mi aveva consigliato che io potevo ruotare. È una cosa che faccio quando faccio queste cose dal menu. Perché si mette in pausa e riesco a fare l'azione molto più veloce, non in tempo reale, capito? L'ho fatto? È morto? Ok, e infatti ce la siamo giocati perfettamente. Non sapevo quanto era forte e ho rischiato una stordente. Non lo so. Non vi so dire quanto è forte. Comunque, ma cosa minchia è? Tipo, tanto per cominciare, no? Allora, quindi qua abbiamo fatto tutto. Se ci colleghiamo da questo lato, che qua vorrei provare a scendere sotto, ma non mi sembra potremmo fare altro. Questa qui non l'abbiamo mai provata? No, qua siamo a postazione delle infermiere. C'è un cadavere. Spero che non si alzi. Mamma mia, qua stiamo spaccando tutto. Mi viene l'ansia. Una cassaforte addirittura. E noi non abbiamo idea di quale possa essere la combinazione. Nota su un'audiocassetta. Ho scoperto cosa è successo alla cassetta del dottor B. L'ha presa il suo assistente, uno dei miei pazienti. Ok, diretto verso l'ambulatorio. Quindi la cassetta del dottor B è verso l'ambulatorio. Non mi interessa di quanto il dottor B sia famoso della comunità medica. Non posso assolutamente tollerare quelle molestie e non lascerò che quel maiale distrugga le prove. Ah, attenzione, abbiamo il dottore con le mani lunghe. Porca puttana. Dobbiamo farlo fuori perché devo andare a controllare un'altra zona. Fai un critico. Dai, ho sbagliato. Madonna. Tra l'altro è più di uno. Dai giù. Quanti cazzo sono? Perdonami. Qua dobbiamo tanto tornarci, raga, perché c'è la cassaforte. Quindi. Ma qua c'è la cassaforte. Ritorniamo di qui un attimo. Siamo nell'infermeria. Ok, qua qualcosa deve esserci. Pianta verde. Ne abbiamo due. Dai, questo è palese che si alza. Madonna, ecco. Questo pure rientra. Madonna. Una granata a frammentazione. Può sicuramente tornarci utile. Si alza? No? Bene. Ok, è una doppia stanza per, insomma, fottere gli zombie. Noi dobbiamo andare di lì e quindi tu ti devi togliere dai coglioni. Per forza. Grazie. Grazie mille, signore. E di qui possiamo in teoria passare con questa. Perfetto. Oh, ma si rialzano in continuazione. Ma che cazzo? Qua sembra un corridoio lungo. Minchia, raga, io non lo so. Due sono pericolosi, io vorrei anche salvare. Questo corridoio però è una shortcut. Mi collega lungo il deposito biancheria e poi si apre la porta alle spalle per andare lì. E se non passano da questi vetri, dovrei poter correre tranquillamente perché questa porta non si collega. Questo è l'ambulatorio dove dovrei trovare quella registrazione incriminante del dottore, in teoria, le prove. Ok, siamo nella biancheria. Altri colpi. Qua c'è sempre una zona di Jill col grimaldello. Buongiorno, signorina. Lei è stupenda, veramente. Non so se le danno. Là, primo critico con l'assalto. Abbiamo trovato pianta rossa che combiniamo subito. Ce la stiamo giocando? Vabbè, raga, siamo ormai dei fenomeni. Inutile dire come ce la stiamo giocando. Guarda lì i riflessi. Pure il rallenti si è messo. E vabbè, e qua ci apriamo il passaggio.
Vabbè, qua mi dice che c'è ancora qualcosa, ma sarà sicuramente per via dell'armadietto che apre Jill. Qua addirittura vado nell'ambulatorio, ma abbiamo visto cosa c'è. Io prima vorrei salvare. Allora, di qui c'è un'altra entrata del cortiletto, da questo lato. Magari da questo lato riesco a trovare nuove cose. Ma forse no, perché il lato più o meno è sempre quello. Beh, fa culo. Ok. Ok. Bene, 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 bene. Usa. Mamma mia, comunque una sola save room in tutto questo, eh. Siamo messi di vita non benissimo, però. Ah, oh, scarta. Non serve più. Bene. Andiamo a trovare un'altra pianta rossa. Magari combiniamo qualcosa. Sala operatoria. Qua qualcosa c'è. Intanto abbiamo dei colpi della pistola. Ricarichiamo, così togliamo pure lo slot. Altri due colpi. Vabbè, raga, abbiamo quasi 300 colpi. Cioè, no, 300 colpi già ce li abbiamo. Più 32. What? C'è una boss fight. C'è una boss fight, raga. Eh sì, per forza. Torniamo un attimo indietro. Di qui c'era un'altra porta che non avevo visto. Ah, dove c'era l'interfono. Dottor Bard, è lì dentro. Sono venuto a salvarla. Apra la porta. Riconoscimento vocale fallito. Vai a cagare. Un film di fantascienza. Sì, perché se vi ricordate, tra l'altro, noi mentre eravamo ancora alla stazione di polizia, quella chiamata che abbiamo ricevuto negli uffici star del dottore, sarà lui che siamo venuti qui a salvare. Il dottor Bart, che diceva: io so la cura per il vaccino, non rompete i coglioni, capito? In teoria lui ha la cura del vaccino. Di qui quindi ci ricolleghiamo nella stanza del personale, ma qua abbiamo fatto tutto. Sotto andiamo nella postazione dell'infermiere. Sì, dobbiamo per forza fare questo. Anche se possiamo andare, cioè abbiamo, vabbè, abbiamo due shortcut, eventualmente possiamo andarci da due lati. Comunque, una cosa è sicura: noi possiamo subire, penso, un colpo. Forse due, tre da uno zombie, ma un colpo sicuro, sicuramente non più di uno, da uno di quei cosi lì, che non so che cazzo sono. So soltanto che sono forti. Da qui possiamo noi entrare nell'ambulatorio. Abbiamo visto che ce ne sono due. Io andrei distordente e assalto, come avevo fatto prima, oppure tentare una granata. Madonna, aprono le porte come se non ci fosse un domani. Calma. La apre. Peccato che non si può usare la granata come sul 2, no? Magari come contraccolpo quando ti prendono. Vaffanculo, è qua dentro. Ma si sono rimessi lì o cosa? Non so se l'ho fatto. Non ci credo. Ma raga, ma noi siamo dei cazzo di fenomeni. Abbiamo sfruttato una granata, ti uccide quello. Chissà se conveniva spardare i colpi o andare di granata. Oh, l'importante è che ce li siamo tolti dai coglioni. 30 colpi abbiamo pure recuperati. Ma questo ha fatto proprio una brutta fine. Subito che si rialza. Oh, l'audiocassetta. Combiniamo. Ok. Ascoltiamo quindi. C'è una riproduzione del suo. Ok, come si ascolta? Reimposta. Oh, forse adesso che abbiamo la registrazione ci fa come il coso vocale che serviva per accedere in quell'area. Potrebbe anche essere così. Bene, quindi ci ricolleghiamo qui, corridoio lungo, e andiamo dall'altro lato. Quindi qui a sinistra. Oddio! Vabbè, ma sei OP, frate. Ho sbagliato totale, non so perché ho fatto tutto sto giro di merda. Dici, lo eliminiamo e poi con Jill abbiamo meno problemi? Perché con lui è sicuro che una granata ce l'abbiamo. Buongiorno, la mangi bene? Perfetto. Ok, io ho sparato le granate. Vabbè, scendiamo così da sotto. Facciamo prima. Tra l'altro mi devo pure togliere un dubbio qua nel cortiletto. Se io vado da qui posso saltare? No. È un oggetto dall'altra parte. Pensavo potevo... E adesso a destra dovrebbe... Oh! Menchia. Dovremmo farcela senza stordente. Vediamo con un po' di culo. Cerchiamo di avere una buona mira. Pari singoli. Sfondano, sfondano. Buongiorno, buon uomo. Perfetto, adesso molto velocemente ce ne andiamo. Ok. Colpi per pistola. Un armadietto addirittura che possiamo fare con Jill. Via, via, via. Non pensavo spaccavano il muro. Questo è stato a tradimento, raga. Questo è stato a tradimento. Vediamo se adesso l'audiocassetta possiamo metterla qui. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Bard, cazzo.
Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenza nei piani alti. E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Ma mandalo a cagare! Non avrei letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Bene. Se hai finito, puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. E lustrami le scarpe. Sì, signore. Che bastardo. Sei brava nei lavoretti manuali. Ora sparisci e tieni la bocca chiusa. Wow. Che stronzo. Minchia, ma proprio... Ma non poco. Ok, qua siamo in una stanza che non ha un nome, ma era la sala operatoria, avevamo visto, se non sbaglio. Infatti sto trovando un mare di colpi. Ma è lui? Bart. Tynell. Ma gli hanno sparato. Bart è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il bacino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Ok. Lì c'era una nota, adesso la leggiamo. Qua c'è il suo PC, Umbrella. Bene, collegato. Altri colpi, ma basta. Abbiamo 328 colpi. Proviamo a guardare qui nella sua nota. Penso prima di morire. Invito per la cena di gala. Egregio dottor Bard, sono lieto di invitarla alla cena di gala che si terrà presso il Central Hotel in data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci le opinioni riguardo alla nuova zona medica speciale. Ok, tra gli ospiti vi saranno il sindaco Michael Warren, il capo della polizia Brian Iron e molti altri membri illustri della nostra comunità. Giovedì 10 settembre 1998 alle ore 18, The Orient Restaurant del Central Hotel, primo piano. Sarà un onore averla tra gli ospiti. Cordiali saluti, Greg Tester, senatore degli Stati Uniti d'America, addirittura. C'è una nota scritta a mano. Nate, farò in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porta i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il solito festino. Ti piacciono le more, no? Lo ricorderò ad Iron. Quindi erano questi qui tutti piani alti, tutta gente potente che poi alla fine aveva sempre degli incastri con l'Umbrella. Vediamo il suo PC. Mail di Natalie. Come cazzo si chiama? Allora, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà con il divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena. Sei in pericolo, sei sempre stato un caro amico per me e voglio offrirti una possibilità di salvezza. Qui è il capo del BRC, Nathaniel Bart. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus T. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation, e ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Come cazzo fai a eliminare le prove quando sono tutti infetti? Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Guarda che situazione di merda. Lo sapeva e si è fidata di me. Piano, non è male. Comunque scusate perché per sbaglio ho cliccato ed è partito il filmato. Non posso più leggere quella nota. Comunque wow raga, vediamo se qui troviamo il vaccino, così lo diamo a Jill. Eccolo qua, campione del vaccino. Merda. Vabbè, usiamo una cura. Ah no, aspetta, possiamo scartare questo. Fin quando... Okay, fin quando possiamo, diciamo, evitiamo di... giocare slot, possiamo scartare l'audio. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Ok. Ma hai visto?
siamo. Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Bene. Madonna. Fermi un attimo. Vabbè, sì, possiamo evitarlo, sti cazzi. Madonna, anche se mi mette un'ansia incredibile. Oddio, ma varca le porte. No, 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 no. Questo poi ce lo ritroviamo con Jill. Oh cazzo. Oh cazzo. No. Ma vai a cagare. Lei è bellissimo. No, oddio. Porca puttana, raga, io non salvo da una vita. Benedetto il checkpoint. Allora, aspetta, calmi, calmi. Allora, calmi, 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 calmi. Allora, è un po' un bordello quello che c'è qui. E quei cosi possono farti, diciamo, una presa e ti one shotta. Ma nel frattempo che lui ci incula, leggiamo la nota dell'infermiera del 25 settembre. Ogni giorno continuano a portare pazienti affetti da questa misteriosa malattia. I sedativi non fanno effetto e siamo quindi costretti a metterli la camicia di forza per trasportarli nella zona di isolamento. Il problema è che c'è più spazio. Che non c'è più spazio, perdonatemi. E il direttore ci ha ordinato di portare qualsiasi paziente che mostri anche il più piccolo sintomo. Ma non sembra ancora esserci modo di curarli. Per cosa possiamo, cioè, che cosa possiamo fare? Non possiamo fare un cazzo. Di certo non guariranno con le nostre preghiere, grazie al cazzo. E c'è ancora un'altra cosa che mi preoccupa. I pazienti deceduti non vengono portati all'obitorio come da prassi. C'è stato riferito che di loro se ne sta occupando un'altra azienda come misura preventiva per evitare qualsiasi rischio di contagio. L'altra notte Miranda ha visto qualcuno trasportare un cadavere passando per la porta proibita. Mi chiedo dove diavolo li stiano portando. Che cazzo è la porta proibita? Sarà una porta che collega al sotterraneo dell'ombrella? Vabbè, sono sempre vivi questi. Dai, 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 dai. Non è possibile. Non è possibile. Usiamo la medicina che ce l'abbiamo. Meglio una medicina che 20.000 colpi, raga. Anche se io però sto sbagliando, raga. Perché io devo passare da qui. Sala. Sto sbagliando, madonna. Vabbè, vi dovete levare dal cazzo voi. Anche perché poi questi qui con Jill sono di nuovo un problema. Oddio. Oddio. Fammi pensare. Sì, è giusto. Veloce. Oh, ma buongiorno. Oh, che cazzo. Vai a cagare, guarpo de corna. Sì, vabbè, vale, voi siete folli. Ah, qua c'è una porta, mi dice. Con lui il lucchetto. Vado di qui? Sì, sì, sì. Ok. Ok. Ok, calma, calma. Mamma mia, raga, posiamo tutto quello che non ci serve. Tipo, vabbè, una medicina ce la portiamo dietro, però tutte ste piante verdi anche no. Diamo il vaccino a Jill e ci salutiamo. Da notare Jill comunque che in questo momento è una gnocca. Lui ci sta accanto ma non ne sta abusando. E questo è un bel... Attenzione. Merda, è stato ferito. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che alla Zosem gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Ti m'è ferito, lui è contagiato. Madonna, Jill, ti prego. Ho l'impressione che non sarà facile. Uno spray medico, prima non c'era. Ma c'è qualcuno? Ah, mi sa che non entrano comunque qua. Signori. Dai, io direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio vediamo come andrà a finire. Siamo sempre qui nell'ospedale. E niente, un salutone e alla prossima. Ciao, belle mie.